Il 30 settembre dello scorso anno, in una magnifica cornice di pubblico, nella chiesa madre di Roseto Valfortore, abbiamo presentato un omaggio di Nicolino Chiechi alla Rosettanità con la partecipazione di Monsignor Zerrillo, il poeta Michele Urrasio e quella del sottoscritto. Abbiamo ritenuto opportuno di rincontrare l'autore per coloro che non sono stati purtroppo presenti a quella magnifica serata. Caro Nicolino, sappiamo che sei giunto a Roseto in età giovanissima ed è obbligo domandarti le tue impressioni con l'impatto della nuova realtà. Innanzitutto ti ringrazio per la tua vicinanza così affettuosa. La mia esperienza rosetana. Giunsi a Roseto quando avevo più o meno una ventina d'anni. Il mio primo impatto fu molto bello perché mi resi conto che mi trovavo di fronte ad una popolazione molto buona, accogliente e affettuosa. Quindi feci già i primi incontri con alcune persone, soprattutto con i sacerdoti di Roseto che sin dall'inizio mi furono molto vicini. Le tue serate rosetane, come le trascorrevi? Allora Roseto, voi lo ricorderete, tu lo ricorderai perché Roseto era pieno di persone, quindi allora contava 6-7 mila abitanti e quindi puoi immaginare il corso rosetano che era pieno, anche le serate con molta neve, quindi un via vai, lo striscio che abitualmente si faceva la sera e quindi era così bello vivere in questa nuova realtà. Le serate con alcuni amici, soprattutto il periodo bello che a Roseto c'erano molti insegnanti che venivano da fuori, ricordo ad esempio il famoso Raul Casadei con lo stesso Michele Urrasio e con altri insegnanti formammo una bella comitiva. Allora, il primo impatto con i rosetani fu quella bella esperienza che avevo con i giovani rosetani, quindi ricordo tra gli altri Giovanni D'Avella, detto Felicione, come Michele Ronca, purtroppo sono tutti giovani che attualmente non ci sono più tra noi. Felicione aveva una bella voce, però lui era stato molti anni in Francia, quindi aveva avuto modo di acquisire anche quell'accento un po' francese, quindi era bello ascoltarlo. Poi Michele Ronca suonava bene la chitarra e quindi c'erano tanti altri giovani. La sera ci incontravamo insieme, stavamo così a passare le ore liete, veramente trascorse in piena armonia. La tua amicizia con il professor Urrasio, come ha avuto inizio? Michele Urrasio, come è stato già detto, in quel periodo si trovava a Roseto. Come insegnante elementare. Io venni un anno prima, lui venne l'anno dopo e abitavamo più o meno nelle stesse vicinanze. Io abitavo via
qui Giambattista davanti e lui di fronte alla cantina di Goduto. Ah, di fronte all'albergo Goduto, allora non è cantina, allora era albergo Goduto. Albergo Goduto. Era l'unico albergo che c'era nella zona, quindi che poi c'aveva anche una cantina, la vendita di vino, dove si intrattenevano sì. tanti amici che passavano delle serate liete con Don Antonio Goduto. E quindi con Michele Urrasi, lui abitava nella stradetta di Scherzi, lì era alla strettola di Scherzi. Strettola di Scherzi. Lui aveva delle parentele lì e quindi si fermò. Le serate erano liete, soprattutto ci organizzammo per iniziare quella bella manifestazione canora che fu il Maggio Rosetano. A dire la verità, quelle manifestazioni erano già iniziate con anni precedenti, quindi Roseto, per la sua vocazione alla musicalità, di cui i giovani facevano attivamente parte, quindi era votata proprio per iniziare questi eventi canori. Noi riprendemmo dopo alcuni anni e quindi organizzammo questo primo maggio con appunto Michele Orrasio, con Raul Casadei e con altri amici, tra cui Vincenzo Parisi, Dino Malgieri, il vecchio collocatore. Il vecchio collocatore, sì, vecchi ricordi. Con tanti altri che adesso mi sfuggono i nomi, anche con Gino Romano, con Stefano De Cesare, con Savino Capobianco, tutti musicisti che attualmente insomma, si dedicano anche in forma meramente marginale ai loro strumenti musicali. La tua amicizia con il Credo Rosetano è un argomento che il tuo libro tratta in modo ampio. Parlaci un po' di essa. Sì, devo innanzitutto accennare che il libro, questa mia iniziativa di scrivere queste pagine così alla buona, che sono state veramente ispirate alla vera amicizia di quel bellissimo periodo vissuto, della mia età giovanile vissuta a Roseto. Appunto il libro era inizialmente stato scritto proprio in memoria di questi sacerdoti con i quali avevo allacciato veramente dei rapporti di stima e profonda amicizia. Come non ricordare Don Luigi De Cesare? Ma Don Luigi De Cesare noi l'abbiamo conosciuto e quindi inutile ricordare e menzionare le sue eccellenti doti. Ma Luigi De Cesare era qualcosa di fenomenale, scrittore, poeta, musicista, pittore. A proposito del pittore, io ho a casa mia due quadri che lui mi regalò affettuosamente e li tengo a distanza di 60 anni, quindi li tengo custoditi, guai chi me li tocca, che raffigurano una nuova tecnica pittorica che lui aveva inventato a base di vernice e colori vari. E quindi Don Luigi De Cesare, ma le ore liete erano tante trascorse con lui e con Don Nicolino Goduto, il suo viceparroco, del quale veramente avevo stretto un'amicizia profonda e ci incontravamo tutti i giorni, quotidianamente. Don Nicolino Goduto insomma aveva quelle doti canore che tutti conosciamo e sappiamo pure che per questo gli è stata intitolata la corale. La corale Don Nicolino Goduto. Sono persone che veramente non possono essere dimenticate. E come non ricordare Don Annibale Facchiano? Come non ricordare Don Domenico Rosato? Come non ricordare Don Michele Marcantonio? E a proposito di Don Michele Marcantonio, scusatemi se io apro una parentesi che mi commuove. Quando mi è capitato di leggere quel libro su sollecitazioni di Stefano Fragasso, che io gli sono veramente riconoscente per quello stimolo che mi ha dato, ma veramente la commozione è stata grande perché sono andato a rintracciare in quel libro
Abbasso la guerra, si chiamava, un capitolo dedicato proprio a, scritto da Michele Marcantonio, un capitolo dedicato alle sue esperienze giovanili di seminarista, dove ricorda appunto in questo lavoro, ricorda il periodo di vacanza a Roseto. Di vacanza a Roseto da seminarista, e che mette in risalto quella pianta che lui forse per gioco piantò in quel potere, in quella campagna adesso di Roccate, nel Foiano, dal titolo Il Querciolo. Il Querciolo, esatto. Lì nell'opera Il Querciolo, musicata magistralmente anche, mi è stato detto, musica del figlio di Fragasso, di Stefano Fragasso, molto bella in quella colonna sonora, ci sono tutti i ricordi, tutta la sensibilità di Don Michele Marcantonio, che a distanza di anni si reca lì in campagna e vede una campagna così deserta, abbandonata, quasi trascurata del tutto, e quindi lui si commuove, e io mi sono commosso con lui nel leggere il Querciolo. E devo dire la verità, uno dei punti cardini di questo mio modesto lavoro è stato proprio quell'episodio del Querciolo, che mi ha ricordato tante cose e mi ha ricordato l'amicizia con Don Michele, che era un'amicizia veramente fraterna. Io con lui mi recavo a Bari quando lui doveva ultimare gli esami di lettere e filosofia, che stava per conseguire la laurea in quell'università, e io mi recavo con lui frequentemente, e i viaggi con lui erano così spassosi. E nel libro ricordo un episodio veramente bello, ma è bene che si legga per non perdere. Era legato, tanto per fare un minimo accenno, era legato a una sua nuova macchina che aveva comprato, nuova per modo di dire, di seconda mano, una 600, che lui andava entusiasta. Purtroppo è successo un incidente, perché a furia di andare a tutto gas sulla strada per Bari, insomma, la macchina, il motore si fuse, quindi fummo costretto a fermarci e a trovare un mezzo di fortuna per ritornare. Sì. E poi tanti altri sacerdoti, Don Orlando, l'indimenticabile Don Orlando, che sapeva conciliare la vita familiare, che accudiva i genitori anziani, sì, con la vita sacerdotale. E mi ricordo che lui tutte le mattine si recava in quella chiesetta del titolo a San Francesco per celebrare la messa. Don Domenico d'Avella, che molti anni parroco a Casalnuovo Monterotaro, una figura splendida, e anche con lui, insomma, gli incontri erano così affettuosi. Anche dopo che andai via da Roseto, quando lui si recava a Lucera per gli incontri in diocesi, e quindi avevo modo di incontrarci lì. Don Nicolino de Renzi poi merita un accenno a parte, perché dove ci troviamo in questo momento, io appena sono arrivato qui mi sono reso conto che, insomma, lo scenario non poteva essere migliore. Qui abbiamo la Casa del Giovane. Chi non conosce la Casa del Giovane? Avevo accennato a te poco fa che qui era popolatissimo, centinaia di giovani che giocavano, centinaia, sì, entusiasti, si muovevano, cantavano, recite, gite, escursioni, apprendistato che facevano allora le scuole organizzate da Don Nicolino, qualcosa di enorme vitalità. Purtroppo quei ragazzi, dopo aver conseguito un titolo di professionale, che grazie alla capacità di Don Nicolino De Renzis, che riusciva ad organizzare, allora non c'era la regione alle spalle, i finanziamenti, tutte queste cose, allora erano le forze di chi aveva questa iniziativa di prodigarsi per far sì che a questi ragazzi veniva concesso un titolo di studi, che poi purtroppo è servito a ben poco. Alcuni hanno saputo approfittare, ma la maggior parte, insomma, non hanno potuto utilizzare in questa loro terra, che per certi versi poteva e può ritenersi matrigna, perché per le varie circostanze non hanno saputo
diciamo, approfittare, perché mancavano proprio i presupposti per un posto di lavoro e sono dovute andare via. L'emigrazione rosetana è una cosa che sappiamo tutti, è un fatto che ha addolorato per alcuni versi e anche ha dato soddisfazione per tanti altri che hanno comunque saputo realizzare il loro avvenire in quelle terre lontane, sia in America che in altri paesi. E sono tanti. E sono tanti. E immaginiamo che lì, sappiamo tutti, che di Roseto, Pennsylvania, quindi persone che con il loro lavoro sono riusciti ad emergere. Ad emergere sotto tutti i punti di vista, anche sacerdoti che sono diventati vescovi in quelle terre lontane, insomma tante belle cose che la loro terra non l'ha saputo dare per motivi che sappiamo, che mancavano le risorse. I primi giorni della tua venuta a Roseto, tu sei stato ospitato dalla famiglia La Penna, da Don Vito La Penna. Parlaci un po'. Io sono stato lì un anno, io appena approdai a Roseto mi fermai un po' di giorni dalla locanda di Finelli Donato, in piazza proprio a Scosso, sì. Di fronte a casa tua. Casa mia. E fui ospitato lì quelle sere, insomma lì c'erano un sacco di viandanti, commercianti ambulanti che venivano dalla Campania e alloggiavano pure lì, oltre alla locanda e all'albergo di Goduto, dove c'era una taverna che ospitava anche i cavalli. Mi riferisco alla locanda di Goduto. E mi trovai abbastanza bene, perché lì pranzavo pure, cenavo, i prodotti erano buoni, genuini. Quei prodotti genuini. Vorrei dire proprio di una volta, sì. Oggi ci sono i prodotti rosetani che meritano un accenno particolare, come quei prodotti tipici, il tartufo, il miele, di cui è ricco e di cui molti giovani sono stati anche premiati a livello regionale per la loro produzione del miele e del tartufo. Ma allora i prodotti erano diversi. Il sapore era diverso, ma noi queste cose le sappiamo. Il sapore antico. Non è una novità. Il classico sapore antico. Poi quel vino frizzante fatto proprio con le mani di Donato Finelli, insomma, della mamma di Bettina, la moglie di Savino Capobianco. Insomma, tanti bei ricordi, tante persone affettuose, tutte proprio senza distinzioni, proprio una cordialità, un popolo così ospitale. Tante cose che oggi purtroppo si verificano e allora non si potevano nemmeno immaginare, perché io vedevo nel popolo rosetano dei valori morali che venivano veramente presi in considerazione, si aiutavano uno con l'altro, c'era veramente una grande solidarietà. E dopo i primi giorni che fui ospite della famiglia Finelli, dovetti trovare una sistemazione più stabile, perché insomma quello era l'obiettivo, il mio lavoro era quello per alcuni anni, e fui ospitato dalla famiglia di Don Vito Fedele La Penna. E lì c'era la signora Carmela, che era una donna veramente dolce, buona, affettuosa, che mi ha trattato come se fosse stata mia mamma, e quindi molte attenzioni. Poi c'era la zia Lucia. No, zia Lucia, dobbiamo, zia Lucia è tutto un capitolo a parte. Voglio menzionare la figlia di Don Vito della Penna, Olga. La signorina Olga, di una signorilità unica. Si vedevano proprio i lineamenti delicati tramandati dalla famiglia e dai genitori. Questa ragazza ritornava a Roseto in periodo delle ferie, delle vacanze, perché studiava fuori. Poi c'era Tonino, un bel ragazzo, Tonino La Penna, un bel ragazzo con delle cose particolari, che insomma studiava come geometra, e quindi anche con lui si viveva in piena armonia. Don Vito Fedele, con la sua fedele, il suo fedele cane, che si chiamava Diana, e
Poi Diana, c'ho tanti particolari, perché quando Diana ebbe dei cuccioli, vennero degli amici miei che erano cacciatori della provincia di Bari e chiesero proprio, appena Diana deve comprare dei cuccioletti, insomma, desiderarono, manifestarono il desiderio di avere qualche cucciolo, e così fu fatto, insomma, io riuscì ad avere un cucciolo e poi glielo portai a un amico mio d'infanzia. E stavo parlando della famiglia La Penna, si accennava a Zia Lucia. Zia Lucia merita un riferimento particolare, perché Zia Lucia, oltre a essere una donna così splendida, mite, buona, religiosa, affettuosa, era come, aveva le sembianze di una santa. Io l'ho chiamata, poteva essere una monaca definita tradizionalmente anche nella letteratura, una monaca di casa. Nel Medioevo, insomma, si usavano anche denominare queste persone che vivevano in casa, in castità, in... con i voti già emessi. Emessi, sì, e lei mi dava proprio queste sembianze. E stavo pensando a Zia Lucia, anche nel modo in cui vestiva, anche nel modo in cui si muoveva, anche nel modo in cui pregava, sempre con quella coroncina del Santo Rosario tra le mani, non la lasciava mai, si chiudeva nella sua stanzetta e pregava. Pregava per lei, pregava per gli altri, e ha pregato per me. E stando qui, ho pensato, il primo pensiero è stato a Don Nicolino e a Zia Lucia, perché Zia Lucia, oltre a vivere a casa sua, ma il suo tempo maggiore lo trascorreva qui, ai ragazzi, lei faceva da mamma, da istruttrice, da guida, e dava una mano anche a Don Nicolino De Renzi, perché è come se fosse stata Don Nicolino il suo padre spirituale, e Zia Lucia, come cerco di creare un certo dicotomia, e Zia Lucia come se fosse stata la madre spirituale di Don Nicolino. Nicolino, e questa ha una sua rilevanza e un suo precedente, perché quando ho saputo poi da Graziuccio, la nipote di Don Nicolino, ma là a quei tempi erano note queste cose, io vivevo in quella famiglia, quindi certi elementi venivano fuori. Quando morì la mamma di Don Nicolino, che lui rimase orfano, e Zia Lucia si fece avanti e quindi le faceva Don Nicolino quasi una mamma, e quindi questi rapporti sono durati negli anni fino alla morte, diciamo, fino alla fine, poi viaggi insieme a Lourdes, le varie escursioni con la chiesa, sono tanti, i ricordi sono tanti. Zia Lucia merita veramente di non essere dimenticata, per la sua personalità, per il suo modo di vivere, per quello che ha fatto, merita di non essere, di non cadere nell'oblio. Quindi sarebbe opportuno che di tanto in tanto queste celebrità, queste persone eroiche, diciamo, se vogliamo proprio spendere una parola più appropriata, devono essere rivalorizzate, devono essere non solo ricordate, ma rivalorizzate anche nei valori appunto delle nuove, delle vecchie generazioni, per riportarle come esempio di vita nella gioventù attuale, che forse non vive più di queste cose come le abbiamo vissute nostre, ma vive abituata a vivere sui social, sui rapporti che sono piuttosto virtuali, con i telefonini. Comunque la gioventù, da quello che posso capire, è quella di Rosito, continua a essere ancora una gioventù sana, perché io Rosito non l'ho lasciata dopo 60 anni, ci capito spesso e mi rendo conto che la gioventù di Rosito continua a essere sana, bella e è abbastanza laboriosa. Laboriosa anche sotto il profilo degli studi, sì, come del conseguimento degli studi, perché tanti ragazzi che io ho seguito che hanno saputo anche dimostrare dal punto di vista culturale è vero, la loro valenza. Si possono fare tanti episodi. Sì.
Nicole, a quei tempi, presso la famiglia La Penna, c'era pure qualche altro amico che di qualche altro paese, un certo maestro. Felice maestro Lombardi, Matteo Lombardi. Sì, Matteo Lombardi sì, viveva con me, lì siamo stati un anno e mezzo, io sono stato più di un anno e mezzo, Matteo Lombardi è stato un annetto, poi l'anno scolastico ebbe il trasferimento a Manfredonia, lui era originario di Manfredonia. Matteo Lombardi era un eccellente maestro elementare, quindi si dedicava alla scuola e ai suoi alunni, io dedico un paragrafo a Matteo Lombardi e ai suoi alunni, proprio si dedicava appunto ai suoi alunni a tempo pieno. Allora la scuola, come adesso, si insegnava di mattina, però lui dedicava anche il pomeriggio ai ragazzi. Iniziò con dare più attenzione a quelli più meritevoli, più bisognosi di avere le ripetizioni, qualche recupero. Poi la cosa diventò così abituale e le famiglie così allacciarono anche i rapporti con questo bravo maestro. All'inizio abbiamo menzionato Raul Casadei. Il suo ricordo viene descritto nel libro con piacevoli episodi della sua vita spensierata. Parlacene un po'. Raul Casadei, sappiamo che è diventato una celebrità in Italia e oltre, ma quando venne a Roseto era un semplice maestro elementare, semplice non per sminuire la funzionalità dell'educatore che sapeva fare il suo mestiere, senz'altro. Ma non era quella celebrità, e a mio avviso lui ha avuto modo di approfondire i suoi studi musicali qui a Roseto, perché la musicalità a Roseto è innata nel popolo rosetano. Io che venivo da fuori ho avuto modo veramente di assaporare questi valori anche musicali, oltre a quelli morali appunto del popolo di Roseto, della gente di Roseto. E a mio avviso Raul ha saputo approfittare, perché Raul è una persona molto intelligente, ha approfittato e quindi concertini, con i menzionati Giovanni Felicione, con Mica Ronca, con due fratelli che facevano i barbieri, che adesso stavano al corso di fronte a casa tua, sì, che avevano una bottega, un salone, e due fratelli, i fratelli Perna, Tonino e Franchino, Perna. Deceduti purtroppo, tutti quanti. E eccellenti suonatori di chitarra. Specialmente Franchino, appunto. E quindi Raul Casadei ha approfittato di queste amicizie e appunto con questi amici si intratteneva spesso la sera. E a me piaceva pure la musica, anche se non ho mai suonato e quindi non mi sono mai avvicinato, però insomma mi è sempre piaciuta la musica e mi integravo bene in questi gruppi. E quindi ricordo dell'organizzazione del Festival Rosetano, del Maggio Rosetano, con Raul Casadei, con Michele Orrasio, con Vincenzo Parisi, con Stefano De Cesare, Gino Romano, Capobianco, Savino Capobianco ed altri. E sono ricordi veramente che sono rimasti indelebili. Quegli spettacoli che si facevano al Teatro Marino, Cineteatro Marino, ma erano spettacoli che veramente si aveva l'impressione di assistere a dei professionisti. Non erano ragazzi così messi alla buona, mi riferisco ai ragazzi di Roseto che cantavano e recitavano. Sì. E c'era Ninì Maiatico e soprattutto Stefano, il fratello Maiatico, Stefano. Sei in Australia. Che in Australia, mi pare che insomma Ninì è deceduto e lo trovo spesso al cimitero, così lo saluto affettuosamente insieme ad altri amici miei intimi, ma avevano delle voci veramente stupende e quindi quegli spettacoli erano spettacoli di messi in scena da veri professionisti. Allora era in voga la commedia di Domenico Modugno con Franco e Ciccio Ingrassia, sì. Era il centenario dell'Unità d'Italia, quindi messi in scena dalle Giubbe Rosse, dei Garibaldini, insomma qualcosa di stupendo, perché
si sapeva adattare anche alla forma scenica del, del teatro. Vero, qualcosa vero. Di stupendo. Tu ne saprai qualcosa perché sul libro sei stato immortalato quando faceva il cantante, quindi stai in prima fase. Quindi cosa ti devo dire? Le cose le sai meglio di me. Ma con Raul Casadei e con Mica Ronca ed altri e con i colleghi di Raul Casadei che stavano, uno marchigiano, un altro suo conterraneo, che i ricordi sono stupendi. Alle mie spalle, qui l'ho già menzionato, cioè quello scenario del Bosco Vetruscello. Non immaginate voi le escursioni che facevamo lì nel tempo libero. Loro la scusa di cacciare perché erano provetti cacciatori. E noi insomma, univamo la comitiva e chi ci faceva da guida era Michele Ronca, che poi è emigrato negli Stati Uniti d'America, si è sposato a Castelfranco in Miscano, poi è deceduto il caro amico. Ma se immaginate lo scenario, il verde di questo bosco stupendo, poi le colazioni che facevamo, quel vino fresco messo sotto quel ruscello di acqua ghiacciata, quelle soppressate, quei salami, quelle cose fresche di Roseto stupende, dai profumi sono di tempi sapore, che non torneranno ma più. Ma appunto le voglio menzionare veramente con un ricordo stupendo. E soprattutto quelle cipolle fresche, come si chiamano quelle, le spanzate, come si chiamano? Gli spanzati. Le cipolle fresche. Sì. Ma era qualcosa di inimmaginabile. Oggi insomma sono solo ricordi che purtroppo, insomma, cosa vi devo dire, qualcosa di bello proprio, di bello e di fantastico. Nicolino, un'altra cara amicizia che sembra che tu abbia avuto a Roseto è stata quella col dottor Iacovino. Lo sì, ricordi? Sì, il dottor Iacovino fu un certo periodo il medico condotto qui a Roseto. Qui c'era una carenza dal punto di vista sanitario e quindi fu necessario prendere un medico fuori dall'ambiente rosetano. Lui era giovane medico, quindi venne qui con molto entusiasmo e lui seppe rinunciare perché voleva, lui aveva votato anche per fare una vita piuttosto movimentata, perché il dottor Iacovino, un carattere così estroverso, quindi anche lui era una persona molto allegra, molto disponibile, molto onesto, un professionista serio e molto bravo. E voleva andare tra i medici di come li chiamano oggi, medici senza frontiere. Sì. Allora non c'era questa denominazione, ma c'erano senza i medici che si recavano fuori per queste comunità, queste zone che avevano bisogno dell'assistenza sanitaria. Però seppe rinunciare proprio perché sentì il richiamo dei rosetani, che subito fecero amicizia con questo valido professionista, si mostrarono affettuosi, lui si inserì molto bene con la sua famiglia, qui nacque pure la sua splendida bambina, si chiama Ivelia, oggi una valida professionista, sì. Direttrice di un giornale a livello europeo, quindi persone di livello altamente qualificato. Poi Iacovino andò via perché insomma le cose della vita sono quelle che sono, andò nella sua terra di origine, a San Severo, diventò sindaco e quindi si inserì bene anche in quell'ambiente, diciamo, in quel suo ambiente naturale. Ricordo che lasciò a malincuore quando fu costretto a lasciare Roseto, a malincuore, perché pure lui e anche la sua famiglia si era ben inserito, si era talmente affezionato. Ebbe anche una parentesi politica, era uno di tendenza socialista, quei socialisti di una volta, perché adesso l'ideologia non esiste più, non sa nemmeno che cosa significa l'ideologia. Era di quelli che credeva in Nenni, in Pietro Nenni, sì, sì. Un altro personaggio di grande valore,
a livello europeo, che hanno formato l'Italia del dopoguerra. Un bel ricordo anche di questo merito medico, mio medico pure, affettuoso amico, e adesso pure lui, insomma, non è più tra noi. Il comune di San Severo gli ha messo a disposizione una tomba al centro del cimitero. Io mi reco quando vuoi. Mi reco spesso lì a fare visita quando mi capita di aggiungere quella zona, e quindi ci vado volentieri a salutare questo mio intimo e fedele amico. Nicola, è vero che quando, diciamo abbastanza spesso, ritorni a Roseto, non riparti mai prima di aver visitato il cimitero? No, Felice, ti stai sbagliando. Stai dicendo una grande corbelleria. Perché? Mo ti dico, non parti prima di aver visitato. Devi sapere che quando arriva Roseto, io... Alla prima visita. Roseto è nel mio cuore, perché mi sento un rosetano. Più di qualche rosetano. Che bene non menzionare, sì, perché sono tutti bravi e affettuosi per me. E sono i rosetani di sempre. Però prima di tutto io devo passare dal piano dei morti, bravo, che c'è quella bella strada, e devo andare a far vista ai miei amici, che i miei amici stanno lì. Lì. E non se ne andranno mai di lì. Bravo, Nicola, bravo. Li raggiungerò pure io da un momento all'altro. E incomincio a fare il giro dei miei amici, entro dalla parte superiore, saluto prima al nostro caro Don Nicolino De Renzis, che è stato messo lì con quella foto lì con quei ragazzi che dimostrano proprio l'affetto che lui aveva per quella miriade di ragazzi che lui ha cresciuto, insomma. E poi continuo per tanti amici, perché adesso menzionarli sarebbe veramente un problema, perché insomma dovrei fare un libro a parte per menzionare e soffermarmi su tutte quelle amicizie, i sacerdoti, i genitori dei miei amici, anche degli amici qui presenti, amici miei di gioventù che stanno lì, per esempio quel Rendenel che ne faceva di tutti i colori, era un giovane brillante che poi è andato in Canada e lì è deceduto in un incidente stradale. Però c'è la lapide qua, c'è la lapide, sì. Lui è sepolto in Inghilterra e io mi fermo davanti alla sua lapide. Quello metteva in croce dal punto di vista goliardico, sai, lui, Lorenzo, il fratello di Tettine, come si chiama? Lorenzo D'Avanzo, un'altra cerca di amici, Giuseppe tra virgolette Sbalang, perché così lo conoscevo affettuosamente. Sì, sì, sì. Ruggero. No. Un caro amico mio, un fratello amico, quello lì che siamo rimasti amici proprio decenni e decenni. Tuttora lo vado sempre a salutare, il mio caro amico Giuseppe, appunto. Quindi quelli erano amici. Quell'altro, Falcone, che è morto un paio di anni fa, Falcone. Sono tanti Falcone. Antonio Falcone. Il mio coetaneo. Falcone Antonio. Il mio gemello, siamo stati Giuseppe, lo stesso giorno. E Giuseppe erano proprio intimi, tutti e due, insomma, si giostravano sempre sempre in un modo così brillante. La gioventù sprezzava da tutti i pori lì, sì, tutta all'insegna dell'onestà, della vera amicizia. E stavo dicendo che saluto tutti questi amici, mi riferivo prima a Sor Rendenel, e poi i sacerdoti. Mi soffermo al viale dei preti e saluto a tutti i preti che sono stati poc'anzi menzionati. Mi fermo alla famiglia Verna, Antoniettina, i tuoi suoceri, tuo padre, il papà pure di qui presenti, Tonino e altri che a volte ricordo affettuosamente. Quindi devo dire che inizialmente il libro era stato scritto, era stato concepito proprio per parlare dei sacerdoti e degli amici miei
sì, che stanno adesso al cimitero di Rosetto. A per proposito, il quale ho ricordato quel Giuseppe, il cognome Giuseppe Roberto. Ah, Giuseppe Roberto, sì, Giuseppe Roberto, sì. È la memoria. Giuseppe Roberto, sì, l'amnesia a volte sfugge, sì, perché di Giuseppe Roberto c'è un ricordo particolare, perché la figlia Antonella è andata a scuola con mia figlia Francesca, quindi hanno allacciato dei rapporti molto intimi all'istituto magistrale. Ma sono ricordi che si sono aggiunti ai miei ricordi giovanili. Tu parlavi di Pino Flesch, sì, insomma, io c'ho un rammarico. Nel libro ho solo accennato a Pino Flesch, a Pinuccio. Pino Ronga, sì, il figlio di Filippo Andone, il figlio di Fiorentina, la sorella di Don Luigi De Fiore. Di Fiore, sì. Ho accennato brevemente in varie parti, sia durante il periodo delle visite al cimitero, che lì vado a vedere la sua lapide, e sia quando parlo dei rosetani che sono molto laboriosi, le botteghe artigianali, e mi soffermo su Filippo Antonio Verna. Filippo Antonio Ronca. Filippo Antonio Ronca, che faceva il calzolaio. Ma sì, quelli non erano calzolai, quelli erano artisti. Ti modellavano delle scarpe e quindi facevano le scarpe, non è che si aggiustavano le scarpe, erano calzolai, facevano delle scarpe, erano artisti. E quindi, però mi sono soffermato pochino su Pino Flesch e ripeto, avrei dovuto fare un paragrafo a parte. Non so, ho in mente di una riedizione dove aggiusterò un po' il tiro. Merita un particolare cenno, oltre per il suo valore come poliziotto, insomma, è stato decorato con la medaglia d'oro, perché insomma per quella tragica fine che ha fatto. E quindi era un ragazzo veramente buono, splendido. Io stavo in quel periodo quando fu concepito, quando la mamma Fiorentina partorì di questo bambino, che lo desiderava tanto, dopo aver avuto il primo figlio, quello che lo chiamavamo noi l'americano, il primo figlio che si era in America. È deceduto anche lui. È deceduto, non lo so, una persona che... Domenico. Domenico Ronca. E quindi un ragazzo molto bravo, l'abbiamo seguito anche io e mia moglie, perché era uno di casa, lui veniva a Lucero qualche volta con Fiorentino, la sorella di Don Luigi. L'abbiamo seguito quando dovevano fare i colloqui al liceo, lui ha fatto il liceo classico. E quindi ai colloqui, perché molte volte Fiorentino non poteva venire perché le strade interrotte, la neve, e quindi andava mia moglie lì, insomma, quindi abbiamo dei bei ricordi. Questa immagine, in conclusione, di Pino Flesch mi entusiasma e mi commuove. E devo dire, in conclusione, veramente che la scelta che ha fatto sua moglie di scegliere appunto la Santina, di scegliere la vita consacrata, penso che è il regalo più bello che questa giovane sposa bellissimo poteva fare al suo, appunto, Pino Flesch. Condivido. Allora, caro Nicola, noi ti ringraziamo di questa conversazione immensamente, e a nome di tutta la popolazione ti auguriamo che il tuo lavoro possa nobilitarti sempre di più. Devo ringraziare voi tutti quanti, ma devo ringraziare soprattutto il popolo rosetano, perché in effetti, lo ribadisco ancora una volta, qui io da questa gente ho imparato molto. Questi esempi che ho avuto sono stati significativi per il mio futuro, che è stato stupendo e mi ha dato, appunto, ho avuto tante soddisfazioni nella vita, sempre per aver imparato tante cose anche dal popolo rosetano. Devo dire che sia questo lavoro che mi auguro e auspico che possa essere di stimolo per la nuova generazione, affinché non si perdano i valori e le radici della propria terra. Benissimo. Grazie. Grazie a te, Rico. E un altro incontro. Al prossimo. Fly me to the moon,
Let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,